90 anni di storia, 79 edizioni, si accendono i riflettori sul celebre red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ha aperto i battenti con la cerimonia inaugurale al Palazzo del Cinema del Lido, la consegna del Leone d'Oro alla carriera all'attrice francese Catherine Deneuve, la proiezione del film del regista Noah Baumbach, White Noise, hanno inaugurato il festival. A fare gli onori di casa il presidente della Biennale Roberto Cicutto, insieme al direttore della mostra Alberto Barbera, mentre la madrina della mostra è l'attrice Rocío Muñoz Morales. Il cinema è la finestra più grande della nostra esistenza e noi dobbiamo rimanere affacciati, ha esordito. Ben 5 film italiani in concorso e molti distribuiti nelle varie sezioni per un festival di Venezia 2022 che parla molto italiano ma anche americano, sempre più consolidato proprio il rapporto della Biennale con l'Academy, presente per la prima volta in pompa magna al festival con il nuovo direttore Bill Kramer, che ha partecipato a un convegno e ospite onore all'apertura. Ha definito gli Oscar le Olimpiadi del cinema e sottolineato la sempre più importante interdipendenza fra il premio più importante dell'anno e i festival internazionali come Venezia. Niente più mascherine obbligatorie né restrizioni alle presenze. Giù il muro anti-Covid che nelle ultime 2 edizioni ha nascosto il passaggio delle stelle del cinema. Fan e curiosi si sono assiepati davanti al tappeto rosso a caccia di foto ricordo e autografi degli ospiti internazionali più attesi. Finalmente ci attendono 11 giorni sulla carta da non perdere, con un programma sempre più ricco. Un grande saluto, ciao!